Faticatissima vittoria della Juventus contro un Pisa privo di due uomini del valore di Dunga esclosa. Non bella la partita, con il Pisa nel primo tempo più svelto e ordinato nelle manovre, mentre nella squadra juventina le punte erano mal servite ed il centrocampo tesseva trame faticosamente laboriose. La cronaca. Vicino al gol rush al settimo, sul lancio di Bruno, ma Lucarelli salva sulla linea. Replica il Pisa al 19° ed il gran tiro di Dolcetti è deviato in corner da Taccone. Su punizione di Mauro e secco sinistro di Gigi De Agostini, la Juve si porta in vantaggio al 26°. Immediata la reazione pisana con azione da manuale, cross teso di Cavallo, gran colpo di testa di Bernazzani e Taccone è battuto. La Juventus torna in vantaggio al 21° della ripresa per un colossale buco dell'intera difesa toscana beffata dal lungo pallonetto di Tricella. Al 31° i bianconeri con il solito brio segnano il terzo gol, ma l'arbitro lo annulla su segnalazione del guardalinee per un probabile fuorigioco dello stesso stopper Juventus.